Fino alla fine gli Arctic Monkeys con Dancing Shoes dal quartiere di Shoreditch in quel di Londra, quindi particolarmente adatti, oltre per presentare il concerto di questa sera del Forum di Assago, anche per introdurre il nostro londinesissimo corrispondente esperto della sacra materia del Galateo. Buon pomeriggio, good evening, Mr. Lapo Mazza Fontana. Good afternoon, perché non sono ancora le 18 effettivamente, Gradisce gli Arctic Monkeys? No, mi fanno veramente rivoltare le bibelle. sa che non capisce una beata botta di musica? Non è vero? No, guardi, questo secchio cacofonico di notazze sparate a capocchia, francamente. Allora vado subito con il Lapo Verità. Guardi, sì. Che mercoledì notte scorso, sì, è adombrato probabilmente da un quantitativo d'alcol che avrebbe steso almeno un paio dei suoi pony. Sì. Lei si è messa a ballare questa musica davanti a me e ad altra gente. Ma vabbè, ma il ballo comunque è un'altra, è il dirty dancing della notte. Ma anche proprio questa canzone qua ha ballato. Ma no, questo lo smentisco assolutamente, a parte che appunto sono in fase di purificazione gastroscopica, per cui recuso anche l'accusa, peraltro di solito veritiera, di essere un alcolista, però in questo caso sono in una fase, e poi mi sembra che non fossero Arctic Monkeys ma qualcos'altro, oppure in quel momento era a fare la pipì. Ecco. Certo. Oui. Allora, a proposito di pipì, no, non è a proposito, però lei che è un fine conoscitore della lingua inglese, ci dicono che pile in inglese ha un significato scabroso. È vero? Sì, è verissimo. Riesce a dirlo in radio con le regole del Galateo? No, sapete che... No, è impossibile? No, è impossibile perché è molto volgare, naturalmente. Vi posso solamente dare l'indicazione, sì, che sì, per esempio nel famoso film... Full Metal Jacket, sì, di Stanley Kubrick, yeah, quello che noi in italiano era denominato palla di lardo, sì, in inglese era Gomer Pyle, per cui Gomer Pyle, per cui in realtà sì, e poi naturalmente poi invece la stoffa deprecabile, no, che poi è stata messa in campo ha assunto questo nome terrificante. Allora, quindi ha significato, sì, terrificante, sì, si associa a tessuto terrificante, che se non è tweed a lui fa schifo, insomma, vabbè. Ma lei usa tweeder? Twitter no, sapete che secondo me Twitter è il demonio, lo interpreto come un instrumentum demoni, ricordiamoci che extra ecclesiam nulla salus, oppure anche extra galateum nulla salus, ma anche extra Facebook, perché Facebook secondo me già è abbondantemente interessante come social network. Vabbè, anche Twitter no. Senti, Lapo, qua abbiamo chiuso. Ciao. No, allora oggi mi sembra di capire, almeno rumors, arriva Vox Populi, voci di corridoio ci dicevano che oggi si sarebbe affrontato finalmente un tema tante volte sfiorato e mai enucleato. La verità su una delle contesse preferite dal nostro Lapo. Eh sì. Ma è vero che non è la contessa, che in realtà è la principessa Altoprati. No, Altoprati lo sappiamo. Ma perché è una contemporanea, parliamo di una contessa del passato. Ma sì, perché una nostra gentile ascoltatrice mi ha redarguito proprio via Facebook dicendo che appunto io avevo annunciato più volte le gesta della contessa di Castiglione, e poi adesso a questo punto faremo due puntate, ma insomma la prima puntata oggi almeno sappiamo chi è la contessa di Castiglione e rassicuriamo la nostra gentile nonché popputa ascoltatrice. Era su Facebook, l'avrà stalkerata, no, guarda. No, mi ha scritto privatamente, non vi rivelo il suo nome. Ma non lo vogliamo sapere chi ti dà retta. Tra l'altro gli ha scritto privatamente in risposta a mille sue mail dicendo non scrivermi mai più, sennò ti denunzio. Questo di solito succede al pacco. Allora, sta contessa. Allora, va di nuovo all'Atomic, cioè perché gli mando No, sta settimana è riposo. No, allora, segnalo anche che quella serata lì non è più lì. Ok. Allora, quando vabbè, sarà il momento, allora, lo non diremo. È che perché la sua muta di intrattenitori e organizzatori di eventi laureati al NABA, allo YED, è in ferie, devi
defecare da alcune parti del mio corpo per farmi dire che cosa faccio la sera. Guardi, organizzati. Guardi Facco, basta che lei non mette gli Arctic Monkeys, poi siamo tutti contenti. Basta che lei parli della contessa. La, Lapo, legga le mie labbra. La contessa. E c'è la sigla ormai della fine. Madonna. Quindi. Allora, cominciamo a dire che la contessa di Castiglione era una signora definita dalla principessa di Metternich una statua di carne. Per cui già questo ci introduce alla sua beltade. Era una ragazza straordinariamente bella. Questa prima puntata del feuilleton, la Contessa de Castiglione. Lei era veramente molto buona. E fin da giovane, molto ragazzina, era già consapevole di queste sue beltà. Doti straordinarie. Fermo. Sì. Diamo un riferimento cronologico. Si parla del... Si parla, mi sembra fosse stata nell'839, mi pare. Diciamo stiamo parlando del periodo dell'unificazione, cioè stiamo parlando degli anni a cavallo fra il 1850 e il 1870. Questa è l'epopea della contessa di Castiglione, cioè l'epopea della sua giovinezza, insomma, sostanzialmente. Poi vedremo nella prossima puntata come sì, anche questa cosa. Sì. No, ma poi oltretutto dobbiamo anche specificare che aveva già 17 anni, ma per non incorrere nei problemi di attualità oggi, tipo Paolini o robe del genere, sappiamo che era comunque maggiorenne. Ecco, in realtà si sposa, forse men che maggiorenne, forse già 17 anni, con questo noiosissimo Conte di Castiglione, che era un aristocratico piemontese di quelli polverosi, noiosi, sapete, quelli muffi, no? Non quelli che vanno all'Atomic senza ordinarsi. Ma basta! Sì. Cioè, quelli noiosi che vanno al Circolo dell'Unione a Milano, no? In via Manzoni, cioè questi posti di vecchi barbogi. E naturalmente lei però, insomma, in quel momento quanti si sposa bene. Quanti nemici ci facciamo? Vabbè. Tanti. Sì. Cos'è che no, ci facciamo adesso? Tanti nemici con te, vai, telefono, vai. Ma vabbè. Allora, vabbè, ma naturalmente non è che i vecchi aristocratici milanesi vanno all'Atomic, questo no. Però la contessa di Castiglione ci sarebbe andata, perché era comunque una ragazza spiritosa. Si sposa il vecchiaccio in soldi, ovviamente, essendo bella, però insomma, essendo troppo per quel vecchio cretino piemontese, che cosa succede? Entra subito nel gran giro, anche perché era imparentata con Camillo Benso, conte di Cavour, capite bene? Sia per soprattutto da parte di marito, ma insomma lasciamo perdere, perché poi lei in realtà era figlia di una ballerina di varietà che aveva sposato un giurista famoso, ma insomma queste sono cose classiche delle vecchie famiglie italiane. Cosa succede? Che poi lei a un certo punto cosa succede? Cammina, arriva nel letto di Napoleone III, attenzione, e nel letto di Napoleone III ce la butta Camillo Benso, perché? Perché sa che Napoleone III è un grandissimo viveur, potremmo dire con parola italiana più carnascialesca, un po' puttaniere, e allora che cosa succede? Succede che finiscono a letto nel castello di Compiègne, urca, attenzione, con una famosissima notte d'amore di cui la contessa di Castiglione famosissima per chi? Per te o anche per gli altri? Per la storia? Per tutta Europa, tanto è vero che lei in questo momento riposa al cimitero di Père Lachaise assieme a Jim Morrison. Tutti sanno che c'è Jim Morrison. Che festini paura di notte. Tra l'altro, sì. Attenzione, sì. E non solo, ma in un museo da qualche parte in Italia, forse a Grinzane, Cavour, è ancora conservata appunto questa, la sottoveste verde che lei utilizzò per sedurre Napoleone III, perché lei la conservò in una teca fino alla sua morte, poi fu ereditata dai parenti e ancora è in qualche museuccio piemontese da qualche parte, dove si può ammirare la reliquia e soprattutto, come dire, la piccolezza di questa sottoveste, molto sexy, no? Allora noi immaginiamoci, ve lo ricordate come l'ha fatto Napoleone III con i baffoni? Fermo. Secondo me è il momento del cliffhanger. Eh sì, è perché dobbiamo continuare la prossima puntata, perché è finita la trasmissione. Ed è veramente una grandissima storia questa. Siamo rimasti alla sottoveste minimale del 1800, tenuta lì in una teca per anni e anni dopo che... E cosa succederà? Per cui appuntamento la prossima puntata nel castello di Compiègne. Allora, grazie. Lapo, avrei una segnalazione in codice da farle. Avanti. Ok? Stasera no. Domani sì. Va bene, le mando un messaggino su Facebook. Perfetto. A presto, ciao. Ciao.